il nostro attuale esercito di milizia, moderno, mobile, potente, in costante evoluzione per adeguarsi alle esigenze attuali, ci offre protezione e sicurezza. Già a metà del XIX secolo, all'epoca della costituzione del nostro Stato federale, si era proceduto a collezionare il materiale militare messo fuori servizio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, su ordine del generale Guisan, è stato istituito un ufficio per un museo svizzero della guerra che già durante il servizio attivo collezionava il materiale in disuso. Oggi le istruzioni sul materiale dell'esercito e il concetto per le collezioni di materiale storico dell'esercito svizzero e la loro realizzazione costituiscono la base del mandato per le collezioni di materiale storico dell'esercito. La responsabilità globale della realizzazione di questo mandato è dell'Ufficio Centrale per il Materiale Storico dell'Esercito. Da oltre 150 anni, la Confederazione colleziona in un modo o in un altro il materiale dell'Esercito messo fuori servizio. A causa del costante ulteriore sviluppo del nostro Esercito, anche la collezione continuerà a crescere costantemente. Le persone interessate hanno la possibilità di visitare i singoli sottosettori nelle diverse ubicazioni situate in Svizzera. A Thun e in una sede esterna di Burgdorf, la Fondazione Materiale Storico dell'Esercito Svizzero si occupa del materiale di corpo, dell'equipaggiamento personale e dei veicoli. Qui si trovano oggetti di tutti i tipi, dai copricapo ai blindati. A Dübendorf, direttamente presso l'aerodromo, la Fondazione Museo e Materiale Storico delle Forze Aeree presenta il passato dell'aviazione dell'esercito. Il team della Fondazione, nel Museo d'Aviazione e DCA, mostra esemplari provenienti da epoche passate, da toccare con mano. A Uster, nel centro di raccolta della Fondazione Materiale Storico dell'Esercito Aiuto alla Condotta, tutto incentrato sulla comunicazione e sulla trasmissione. Dal telefono da campo alla complessa macchina decrittatrice, i visitatori qui scoprono tutto il mondo delle telecomunicazioni. A Thun e in una sede esterna di Burgdorf, la Fondazione Materiale Storico dell'Esercito Svizzero si occupa del materiale di corpo, dei veicoli e dell'equipaggiamento personale. Dalle scarpe da marcia chiodate al carro armato da combattimento Leopard, qui raccogliamo il materiale storico dell'esercito svizzero. Ci impegniamo a inventariarlo e conservarlo. A seconda viene anche restaurato. Inoltre documentiamo il materiale e lo concediamo in prestito in occasione di esposizioni. Al pubblico interessato offriamo visite guidate. Siamo lieti di ricevere la vostra visita. Vale davvero la pena visitare l'ampia e impressionante collezione di copricapo militari. Dal tricorno del XVIII secolo al moderno casco di protezione Kevlar, centinaia di copricapo sono collocati uno accanto all'altro. Nella sala delle uniformi, i visitatori possono osservare esemplari di tutte le ordinanze dell'esercito svizzero dal 1848. Ogni oggetto è fotografato e inventariato. Tutte le informazioni disponibili sull'oggetto vengono documentate. Un oggetto senza dubbio originale della nostra collezione è l'uniforme del generale Guisan.
Nella cantina di Thun sono preservate innumerevoli spalline, distintivi e altri emblemi. Registrarli e documentarli è un compito che il piccolo team della fondazione può portare a termine solo con l'aiuto dei volontari. In un apposito settore riservato al cuoio si trovano cavezze, selle e altri prodotti realizzati specificamente per i cavalli. Per gestire la collezione di Thun occorrono collaboratori con conoscenze specialistiche e competenze artigianali che si occupano dei singoli oggetti negli atelier della fondazione. Questo strumento consente di stabilizzare le superfici metalliche corrose. Tramite un processo elettrochimico, i prodotti che corrodono il piombo vengono convertiti in piombo metallico. Il vantaggio di questa tecnica è che non modifica i dettagli della superficie. In tal modo, anche in futuro i centenari sigilli in piombo originali apposti sui modelli campione rimarranno conservati. Thun può ospitare solo una parte della collezione. Per questo motivo è stata allestita una sede esterna a Burgdorf. Qui sono esposti i veri colossi in una collezione che concentra un'impressionante potenza di fuoco. Generazioni di carri armati, dal Vickers dei tempi antecedenti la Seconda Guerra Mondiale al carro armato 61 di concezione svizzera fino al carro armato da combattimento Leopard 2. L'evoluzione dei mezzi di trasporto, i primi trainati ancora da cavalli, è ben illustrata dai veicoli qui esposti. Con numerosi di questi mezzi si potrebbe senz'altro salire a bordo, girare la chiave e partire. Ma a prima vista, non tutti i veicoli esposti sembrano dell'esercito. Come per esempio questo originale veicolo di servizio appartenuto a un comandante di corpo negli anni 50. La gamma di veicoli militari esposti, sia su due che su quattro ruote, è molto ampia e alcuni di questi sono vere e proprie icone. Nella collezione di Burgdorf, i veicoli più datati hanno addirittura più di 100 anni. Ci vogliono abilità e un occhio esperto per prendersi cura di questi oggetti di collezione di un'altra epoca. Gli oggetti della Fondazione Materiale Storico dell'Esercito a Thun e Burgdorf testimoniano il cambiamento degli ultimi 150 anni. Uno sguardo nella più grande collezione di materiale messo fuori servizio è come un viaggio nel passato e mostra il costante sviluppo che ha avuto luogo nel nostro esercito. Vale la pena di fare una visita. È lo stesso se a Dübendorf, Uster o qui a Thun e Burgdorf.